Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti su Exoterico. Io sono Angela e questo è l'oroscopo settimanale dal 10 al 16 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica e che se volete potete integrarla con il vostro ascendente per avere qualche informazione in più. Cliccando in alto a destra potete vedere le recensioni di mazzi che utilizzo per la stesa e in descrizione trovate i link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate il link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla italiana e inoltre trovate link per prenotare un consulto e chiedermi informazioni. E negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare motivazionale. E adesso andiamo a scoprire cosa vogliono dire le vostre carte per voi, un qualcosa che può essere dominante nel corso della settimana. Potrebbe essere proprio una specie di avvertimento barra consiglio, perché questi topolini spesso sono abbastanza fastidiosi. Magari a livello personale potrebbe esserci un senso di sfiducia, una preoccupazione, qualcosa che vi sta bloccando, frenando, stressando. Qui ci sono questi topolini che vanno a rosicchiare questa povera pianta, e allora quindi ecco che questi topolini siano alcune cose che state vivendo esteriormente o interiormente. Ecco, qui c'è questa bara che vi sta dicendo è il momento di chiudere, di lasciare andare per una rinascita, per una trasformazione, quindi una fine, una chiusura di un ciclo per un nuovo inizio. Certe cose effettivamente diciamo, dipende dalle varie situazioni che state vivendo. Magari alcune cose purtroppo avete fatto già il possibile e non c'è altro da fare. Probabilmente alcune cose devono andare avanti in un certo modo, però non dovete perdere il vostro tempo, il vostro cuore, in un certo senso, per dedicarvi a cose che non vi fanno stare bene, ma più che altro, ecco, in base alle energie che vediamo in questo caso, è il momento di fare una scelta, di mettersi nelle condizioni di valutare delle alternative, anche delle possibili conseguenze di rimanere in una certa situazione. Se avete dubbi, ok, o riflettete, pensateci bene, può arrivare all'improvviso un'opportunità, un qualcosa che vi dà l'occasione di uscire da certe situazioni o finalmente prendere delle scelte. Quello che abbiamo visto sin dall'inizio effettivamente potrebbe essere quella la cosa principale e importante, e cioè di andare a tagliare, a chiudere qualcosa. Può essere un lavoro, un qualcosa che è stato abbastanza pesante, difficile, potrebbe essere un qualcosa che riguarda in ambito relazionale, famiglia, sentimentale. Quindi di qualsiasi cosa si tratti, effettivamente salta fuori questa opportunità che dipende, può essere accolta o no, questo dipende solo dalla vostra volontà effettivamente di voler chiudere, finalmente chiudere alcune cose e andare avanti. E, i segni da attenzionare particolarmente per voi sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Troviamo, questi sono proprio quelli principali, troviamo anche un po' quelli di Aria, Gemelli, Bilancia, Acquario. E andiamo a vedere adesso cosa vogliono dirvi per l'ambito, quindi come si riflettono queste energie nell'ambito amore, per chi è in coppia, single, poi vedremo il lavoro. Ammalato, mercante e viaggio parlano appunto di nuovi sviluppi. Effettivamente si vede, la carta dell'ammalato si riferisce a un momento di pausa, a un momento di allontanamento, magari cose che procedono con lentezza, rapporti conflittuali, oppure a volte può esserci anche poco slancio per varie motivazioni. Però questa cosa va a cambiare totalmente e l'abbiamo visto proprio dalle vostre energie. Magari siete proprio voi che volete ribaltare e quindi andare a crearvi delle opportunità, quindi essere molto effettivamente
come il mercante stesso ad avere dei buoni propositi, proposte, offrire cose, diciamo, tangibili alla coppia stessa proprio per migliorare alcuni aspetti. E il viaggio, è vero, può riferirsi anche a prendersi degli spazi per se stessi o per, diciamo, la coppia, certo, però ha a che fare spesso con cambiamenti di idee, di direzione, ecco perché vi dico qui c'è una svolta e quindi procedere veramente nel verso giusto e quindi andare a migliorare magari la comunicazione, forse c'è bisogno di migliorare la comunicazione oppure migliorare qualche aspetto della vostra vita e quindi appunto cercare di mettersi in una condizione di cambiamento, sicuramente ci sarà un buon esito, però l'importante è mettersi in moto, agire. Quindi essere molto concreti, come lo dice appunto la figura del mercante stesso. Per chi è single troviamo la stanza, la nemica e sponsali. Qui c'è una nemica, tra virgolette, dico, può essere una questione che per voi è un po' ostile, difficile da gestire, ma è anche darsi che ci sia l'invadenza. Una persona rivale, tra virgolette, dipende. Effettivamente, se state frequentando una persona che è impegnata, allora sì, può riferirsi all'altra persona che forse potrebbe intuire qualcosa, forse in qualche modo, pur non sapendo nulla, potrebbe diciamo prendere le redini della situazione, pur non sapendo, certo, magari potrà tenere la persona, voi potreste risentirne. Quindi ci sono varie questioni di questo tipo, dipende. Altre situazioni possono riguardare contingenze esterne, magari se state frequentando una persona potrebbe non essere impegnata, però avere delle difficoltà a livello personale, però qualche sviluppo positivo effettivamente potrebbe esserci, quindi sia in quello che ho detto prima sia in quello che ho detto adesso effettivamente ci può essere appunto possibilità di incontrarsi, di recuperare delle mancanze, di migliorare questi aspetti qui. E dall'altro lato, se proprio non c'è nessuno effettivamente queste carte parlano di vero di cambiamenti da situazioni un po' statiche, ferme, dove non c'è granché, salta fuori questo cambiamento importante. Quindi magari una nuova conoscenza, un incontro, insomma un qualcosa che va a cambiare queste energie. E abbiamo visto, constatato effettivamente che riflettono proprio quelle principali. E vediamo adesso per le questioni più pratiche del lavoro, troviamo per alcuni di voi c'è questa figura importante del dottore, può essere un datore di lavoro, può essere qualcuno che avete a che fare, a volte anche magari figure professionali tipo commercialista, avvocato, cose di vario tipo, dipende da quello che è in corso, perché è vero, per molti di voi possono arrivare delle proposte, delle notizie interessanti in questioni legali oppure proposte, aiuto e sostegno da una persona di fiducia. Che può proprio aiutarvi a migliorare qualcosa che riguarda proprio la vostra vita lavorativa. Possono esserci anche delle nuove proposte, quindi che potreste valutare, non valutare, diciamo, dipende. Se volete, se state facendo qualche cambiamento nel senso di migliorare qualcosa nel vostro ambiente lavorativo, allora sì, ci possono essere delle buone premesse in questo momento. Altrimenti, magari se lo volete addirittura cambiare, oppure soprattutto per chi è in cerca di lavoro, queste carte, è vero, annunciano dei cambiamenti importanti. Può essere un nuovo contratto, una nuova proposta, un accordo, una specie di promessa che può esservi fatta e quindi qui si tratta solo effettivamente di magari chiudere finalmente con un percorso e iniziarne un altro, quindi iniziare un nuovo lavoro o un nuovo inizio, magari degli incontri, dei colloqui che possono essere appunto utili, perché qui c'è questa figura che in qualsiasi caso e circostanza vi può aiutare
con la sua generosità oppure con la sua professionalità. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!